Cosa accadrebbe se un giorno Barbie venisse adottata da una famiglia di vampiri? Iscriviti a WoA Fairy Tale per seguire la storia di Barbie. Barbie era una giovane ragazza che viveva in un orfanotrofio. Per la sua eccezionale bellezza era adorata da tutti. Molte persone volevano adottarla, ma Barbie continuava a rifiutare le loro offerte. Sperava che un giorno sua nonna Ruth avrebbe avuto i mezzi per portarla via. Ogni mese riceveva la visita di sua nonna. Mantieni segreti i nostri incontri, mia cara. Quando ti rivedrò, nonna? Ultimamente mi sento così strana. Ho paura che potrei impazzire. Sii paziente, mia cara. Troverai presto le risposte che cerchi. Tuttavia, la nonna era assente da un bel po' di tempo e al suo posto Barbie incontrava una famiglia enigmatica e inquietante. Il padre si chiamava Jordan, la madre Sandra e la loro figlia Buffy. Desideravano ardentemente adottarla. No! Dov'è mia nonna? Si scoprì che erano i discendenti di nonna Ruth e anche la vera famiglia di Barbie. La cosa più sorprendente è che erano tutti vampiri. Purtroppo, nonna Ruth era morta a causa di un attacco da parte di un clan di vampiri rivali. Avevano perso un membro chiave e ora si trovavano ad affrontare un grande pericolo. Ruth, nel testamento, aveva lasciato in eredità tutti i suoi beni a Barbie. Per questo, doveva essere adottata da quella famiglia. Era lei l'erede. Tuttavia, per proteggere l'eredità lasciata dalla nonna, decise di seguire quella famiglia. È un castello di vampiri? È così terrificante! Bevilo velocemente, aiuterà a rivelare le vere forme dei vampiri. Sciocca. I vampiri non si riflettono negli specchi. Da quel momento, Barbie non avrebbe più potuto contemplare la propria bellezza. Perché giaccio in una bara come questa? I vampiri dormivano durante il giorno e vivevano di notte. Dovrò sopportarlo. Ma questa stanza è così spaventosa. Molto meglio. Sebbene Barbie fosse la leader, si ritrovava isolata all'interno della sua famiglia. Sei troppo tenera e indecisa. Non sei proprio adatta per un ruolo di leadership. Barbie poteva persino percepire le loro emozioni come colori, grazie alla sua abilità unica. Dopo aver osservato per molti giorni, Barbie si rese conto che questa famiglia irradiava costantemente emozioni cupe, come se avessero dovuto sopprimere la loro vera natura. E ciò la insospettiva. C'è qualcosa sulla tua faccia. Cosa? La mia bellezza! Ignorava le loro provocazioni e continuava a esprimere la sua unicità. Ascoltava ciò che le piaceva, si vestiva con stile e in modi non convenzionali. Viveva in armonia con la sua vera natura, intensificando ulteriormente l'attrito tra lei e la sua famiglia. Barbie non poteva accettare il loro stile di vita oscuro e opaco.
non voleva dedicarsi alla caccia e al consumo di cibo raccapricciante come loro. Loro erano incapaci di comprendere lo stravagante senso estetico di Barbie. Il signor Jordan e la signora Sandra erano molto severi con la figlia. Più forte! Come possiamo sconfiggere i nostri nemici in questo modo? Buffy era diventata indifferente verso tutto. Solo Barbie conosceva la verità. E forse anche Buffy, come Sandra e Jordan. Inoltre, cominciarono a ragionare con i paraocchi. Ogni giorno Barbie e la sua famiglia si allenavano per combattere gli attacchi dei clan rivali di vampiri. Tuttavia, nonostante i suoi incessanti sforzi, Barbie non era in grado di eguagliare la loro forza. Di conseguenza, si concentrava sulle sue altre abilità uniche. Forza, Barbie! Se continui in questo modo, l'eredità di nonna Ruth andrà in frantumi. Barbie credeva che sbagliassero ad imporsi così e non valorizzassero la loro capacità individuali ed uniche. Vivere così non dava loro alcuna felicità. Barbie era determinata ad aiutarli, a riconciliarsi ed esprimersi più liberamente. Ad esempio, portò a Buffy uno strumento, riconoscendo la sua passione per la musica. Il carattere di Barbie iniziava ad avere un'influenza positiva su Buffy. Barbie, inoltre, aiutò Sandra a scoprire il suo amore per i fiori e aiutò Jordan a perseguire la sua passione per la ricerca e la lettura. A poco, la famiglia divenne più armoniosa. La ragazza incoraggiava tutti a esprimere liberamente i propri tratti unici. Farlo insieme era possibile. La notte della festa del villaggio, Barbie incoraggiò Buffy ad esibirsi per gli abitanti del villaggio. Dubito che gli abitanti del villaggio mi apprezzeranno. Sandra una volta era stata sottoposta a maltrattamenti da parte degli abitanti del villaggio a causa del suo aspetto inquietante e non voleva che Buffy venisse considerata un'emarginata come faceva una volta. Eppure tu possiedi un vero talento musicale. Non permettere a nulla di ostacolarti. Di conseguenza, Buffy trovò il coraggio di esibirsi davanti agli abitanti del villaggio e l'intera famiglia ballò con gioia. Ruth non c'è più e non c'è più nessuno che ti protegga. Consegnateci tutti i vostri beni. Andate avanti, li fermerò io. Andate via tutti. Non entrerete in casa nostra! Sfrutteremo tutta la nostra forza per combatterli! Non credo che sia un piano saggio! La forza di un vampiro dipende dalle sue abilità uniche! Ad esempio, la forza di Barbie era venuta fuori attraverso il suo impegno a vivere in modo autentico. Perciò ciascuno di voi sfrutti le proprie capacità. Non c'è bisogno di violenza. Discutevano tra loro mentre gli invasori si avvicinavano, minacciando di sfondare la porta. Smettetela subito di litigare. Ruth era apparsa all'improvviso. Sua figlia, la madre di Barbie, era molto simile a lei. Perché ti ostini ad indossare abiti eccentrici? Non puoi comportarti in modo più convenzionale. Non desidero più condurre una vita del genere, madre. Aspiro ad esplorare il mondo e a diffondere positività. Interrompete l'uso della capacità di lettura delle emozioni. È inutile.
Ciò segnò l'incontro finale tra Ruth e sua figlia. Ruth l'aveva cercata segretamente per molto tempo. Tuttavia, alla fine, scoprì che la madre di Barbie era morta, lasciando dietro di sé solo la nipote. Ruth era profondamente rattristata e piena di rimorso. L'imposizione e la repressione avevano fatto soffrire i suoi discendenti. Ruth aveva protetto Barbie e l'aveva inclusa nel testamento, credendo che con la sua benevolenza e la libertà di esprimere se stessa avrebbe portato un cambiamento all'interno della famiglia. Il mio piano era anche quello di presentare Barbie alla nuova famiglia e continuare a sviluppare l'eredità che avevo lasciato dietro di me. Adesso capiamo. Grazie, mamma, e grazie, Barbie. A quel punto, tutti seguirono i consigli di Barbie. Sandra utilizzò piante carnivore per scoraggiare le forze di invasione. Buffy suonava il suo strumento, facendoli ballare in modo incontrollabile. E proprio in quel momento, Jordan li condusse nelle trappole che aveva teso. Barbie, con la sua straordinaria abilità, manipolò i loro pensieri e li costrinse ad andarsene. Da quel momento in poi, Barbie visse felicemente con la sua nuova famiglia. Con armonia e rispetto per le proprie capacità. Le torte piccole non sono inutili e quelle che appaiono particolari e uniche non sono da temere. Guardate! Il fuoco infernale sta per avvolgere le due ragazze. Riusciranno a fuggire? Siete curiosi di sapere cosa è successo dopo? Seguite le fiabe di WoA Fairy Tales con la storia di oggi. C'era una volta, in un lontano Egitto, una misteriosa famiglia che da generazioni scopriva i misteri delle antiche sepolture. Avevano scoperto quasi tutte le tombe, ma ce n'era una davvero molto misteriosa. Si diceva che si trovava nel sottosuolo del deserto e che conteneva l'oggetto più potente in grado di aiutare il suo proprietario a governare il mondo. Tutta la famiglia desiderava scoprire la tomba misteriosa, ma nessuno ebbe questa fortuna finché non nacque Cleopatra, la loro discendente di ottava generazione. Fin da bambina, Cleopatra aveva amato molto i manufatti e aveva sempre voluto ascoltare le misteriose storie sulle cose che si trovavano all'interno delle tombe. Così, quando compì 18 anni, si mise in testa di trovare la misteriosa tomba della leggenda. Nonna! Mi sono ripromessa di trovare la tomba misteriosa quando ero bambina. Ora sono matura e voglio farlo davvero. Per favore, dammi il tuo permesso. Sono molto contenta che ora tu sia in grado di continuare l'eredità della nostra famiglia in questo modo. Ci saranno molte difficoltà davanti a te, ma credo che tu possa farcela. Ora che sei in grado di partire, ti darò questa bustola antica e la mappa del desiderio, che sono il patrimonio della nostra famiglia, sperando che ti siano veramente utili. Cleopat prese i cimeli con sé e si mise alla ricerca della tomba. In groppa al cammello, vagò in mezzo al deserto fino a raggiungere una duna di sabbia che nella mappa era segnata come il luogo della misteriosa tomba. Cleopatra fu molto sorpresa nel vedere che non c'erano segni di una tomba, ma solo sabbia e sabbia tutto intorno. Dandosi per vinta, si guardò intorno e scoprì tre pietre disposte a triangolo, con il numero 1, 2 e 3 su ciascuna di esse. Cleopatra si ricordò subito della storia delle parole d'ordine numeriche che le aveva raccontato la nonna. Provò a metterci sopra il piede e poi saltò attraverso le pietre. Improvvisamente il terreno si mosse e la sabbia turbinò verso il basso, rivelando un ingresso alla tomba misteriosa.
Cleopat entrò felicemente nella tomba misteriosa e quando vi mise piede, le torce si accesero immediatamente. Guardò con passione le strutture all'interno della piramide, finché non entrò in una grande stanza, al centro della quale si trovava una bara d'oro splendente. Si avvicinò e vide un antico testo nascosto sotto uno strato di polvere sulla superficie della bara. Pulì con curiosità quello strato di polvere per leggere meglio il testo, ma all'improvviso vide che la bara iniziò a muoversi e ad aprirsi e una bellissima principessa uscì da essa e iniziò a guardarla. Camilla, non aver paura. Non ti farò del male. Non ho mai fatto del male a nessuno. Cleopat si calmò e si avvicinò lentamente alla principessa. Vide che la principessa era davvero bella, ma aveva la pelle pallida e sulla sua fronte c'era anche un testo antico. In particolare, aveva una collana di scarabei d'oro davvero affascinante. Chi sei? E perché sei stata rinchiusa in questa bara d'oro? Sono la principessa Nefertari del regno dell'antico Egitto, di migliaia di anni fa. Non so perché non sono riuscita a dirigermi nella terra eterna per riunirmi ai miei genitori. La mia anima sta solo vagando in questa tomba. Non posso fuggire, non posso nemmeno reincarnarmi. E tu? Perché sei venuta qui? Sono il discendente di una famiglia famosa per aver scoperto i misteri della tomba antica. Sono venuta qui per continuare la tradizione della mia famiglia, per trovare questa tomba. Conosco questa bussola, è un artefatto del mio tempo. È preziosa come lo scarabeo d'oro che ho al collo. Questo è un cimelio della mia famiglia. Non sapevo che fosse davvero così preziosa. Cleopat e la principessa diventarono presto amiche e iniziarono a parlare appassionatamente. Per questo motivo, Cleopat si recava ogni giorno a visitare la tomba per chiacchierare con Nefertari. Da quando era bambina fino alla sua morte, Nefertari non aveva avuto amici, così considerava Cleopat la sua migliore amica. Cleopat, sei la mia migliore amica. Sei come la mia famiglia. Vuoi restare qui a farmi compagnia? No, non va bene. Posso venire qui tutti i giorni, ma non potrò stare qui. Io ho anche una famiglia. È ora che torni a casa da mia nonna. Domani verrò a trovarti. Il rifiuto di Cleopat ferì involontariamente Nefertari, che era così triste da sedersi a piangere all'interno della tomba. Principessa, mia povera principessa, non essere triste. Si stupì e alzò lo sguardo. Si trattava dell'anima di Narmer, il cancelliere, che era anche suo zio. Zio, sei tu? Perché sei qui? Non ho avuto il coraggio di vederti vagare in questo mondo, così sono rimasto qui di nascosto per proteggerti. Nefertari si commosse molto nel sentirlo e subito raccontò a Narmer la sua triste storia. Se è così, puoi rivolgere l'esercito delle mummie e usarle per invadere questo mondo e governarlo. Cleopat dovrà essere sottomessa e non potrà rifiutarsi di essere tua amica per sempre. Come possiamo risvegliare l'esercito delle mummie? La chiave è lo scarabeo d'oro che hai sul collo. Ma io non so come usarlo. Allora dammelo. Ti mostrerò come usarlo. Tenendo lo scarabeo d'oro in mano, Narmer rise a crepapelle e spinse Nefertari lontano da sé. Ho aspettato questo giorno per tanto tempo. Sai che sono stato io a sigillarti? Volevo rubarti questo prezioso oggetto, ma non sapevo come separare te e questo scarabeo d'oro. Così ho dovuto sigillare la tua anima in questo mondo per poterla osservare. Se non posso essere io il dominatore di questo mondo, allora nessuno potrà esserlo. Ma non mi aspettavo che, quando ti ho sigillato, dovessi anche rimanere qui. Pensavo che fosse una cosa negativa, ma si è rivelata l'occasione per me di dominare questo mondo. Uomo crudele, io ti sconfiggerò! Nefertari era davvero arrabbiata,
Tuttavia, in quel momento Narmer era così forte che la trattenne e usò lo scarabeo d'oro per far rinascere un esercito che attaccasse il genere umano. Vedendo l'esercito di mummi che stava attaccando tutti e che aveva anche il simbolo dello scarabeo sul corpo, Cleopat capì che era successo qualcosa di strano alla tomba. L'esercito di mummie con il simbolo dello scarabeo è sicuramente collegato a Nefertari. Devo andare a trovarlo. Si recò rapidamente alla tomba misteriosa. Questa volta però, quando entrò, fu circondata da un fumo scuro e nell'illusione poté vedere Nefertari che comandava un esercito per attaccare la sua famiglia. All'inizio Cleopatra era arrabbiata, ma poi pensò a Nefertari, l'amica gentile e cordiale. Così gridò ad alta voce ed attraversò il fumo. Cleopat andò a cercare Nefertari nella stanza, dove era stata posta la bara, e vide che era chiusa. Si precipitò lì, usò tutte le sue forze per aprire la bara e salvare Nefertari. Cleopat, mi dispiace. Sono stata così egoista da volerti tenere al mio fianco. Poi sono stata ingannata da Narmer, il mio zio malvagio, che è stato anche colui che ha sigillato la mia anima qui facendomi rimanere bloccata. Sono stata così egoista e sciocca, è tutta colpa mia. Non piangere, non ti biasimo. Ma prima dobbiamo trovare il modo di fuggire da qui, ok? Cleopat intendeva condurre Nefertari alla fuga. Tuttavia, furono fermate da Narmer, che attaccò ferocemente per annientare le due ragazze. Per aver coperto l'amica, Cleopat rimase ferita su tutto il corpo. In quel momento, Nefertari usò il suo ultimo potere dell'anima. Si precipitò lì e prese lo scarabeo nelle mani di Narmer e lo lanciò verso Cleopat. Quando lo scarabeo toccò la mano di Cleopat, la sua bussola brillò e una luce brillò sullo scarabeo. Poi lo scarabeo aprì le sue ali, rivelando un testo. Nefertari! Leggi quel testo ad alta voce, solo tu puoi farlo. Le anime sporche e marce saranno divorate dal fuoco dell'inferno. Non appena ebbe finito, il terreno si squarciò, mostrando una voragine che rischiò di far precipitare tutti e tre. Qual è il rapporto più sincero e puro? Non esiste un rapporto così puro in questo mondo. Subito dopo, un braccio di fuoco trascitò Narmer all'inferno. È l'amicizia! È l'amicizia! Il fuoco allora si spense gradualmente. Le due ragazze riuscirono a fuggire dall'inferno. Si abbracciarono e sorrisero felici. Dopo aver sconfitto Narmer, l'antico testo scomparve dalla fronte di Nefertari, che gradualmente si schiarì. Nefertari salutò Cleopat e si trasformò in un cerchio di luce, poi volò in cielo. Cleopat osservava emozionata la sua amica. All'improvviso, la sua mano brillò. Aprì la mano e vide un piccolo scarabeo d'oro. Forse quello era l'ultimo regalo che Nefertari aveva voluto farle. Cleopat tenne lo scarabeo stretto in mano e disse a se stessa di non dimenticare l'amicizia con Nefertari per il resto della sua vita. Wow Fairy Tales. Wow Fairy Tales. C'era una volta ad Atene, in Grecia, una sacerdotessa di nome Medusa. Medusa era bella e graziosa. Tuttavia, per aver commesso un errore, fu punita e trasformata in un mostro i cui capelli erano serpenti velenosi e chi la guardava negli occhi si trasformava in pietra. Medusa era una ragazza pacifica. Anche se aveva quei serpenti tra i capelli, la sua anima apparteneva a una donna giovane, una donna del tutto normale.
Ironia della sorte, la persona di cui si era innamorata in segreto era l'eroe Ercole, il bel semidio che aveva compiuto imprese clamorose, uccidendo i mostri. Mostri proprio come Medusa. Ehi tu, conosci per caso quel ragazzo meraviglioso? Oh, il mio cuore è rimasto profondamente colpito dalla sua bellezza. Cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare con questo brutto aspetto? Deve esserci un modo per non trasformarlo in pietra. Oh, vorrei non aver sbagliato quel giorno ed essere punita da Dio. Dio? Sì, solo Dio può aiutarmi. Cari dei, ho una richiesta per il mio amore. C'è qualcuno disposto a fare un contratto? All'improvviso si aprì il terreno. Ci fu una nebbia scura che rilevò l'immagine di un dio oscuro. Era il dio che governava l'inferno, Ade. Nello stesso momento, una nuvola nel cielo scese impicchiata proprio accanto a Medusa. Si trasformò in una splendida divinità dai capelli biondi e lucenti. Era la dea dell'amore e della bellezza, Afrodite. Cari dei, ho una richiesta. Sono innamorata di un uomo forte, coraggioso e bello. Ma io sono un mostro. Con questi occhi pietrificanti non riesco ad avvicinarmi a nessuno. Avete qualche suggerimento da darmi? Ti dico una cosa. Posso aiutarti a dissipare la maledizione per mezza giornata. Quando c'è la luce del sole sei un'umana e quando c'è il buio torneranno i tuoi serpenti. In cambio mi servono solo 3 gocce del tuo veleno di serpente e allora è abbastanza per te, puoi accettare? La dea dell'amore e della bellezza aveva un altro suggerimento. Nessuno può battermi in ogni questione che riguardi l'amore. Ascoltami, Medusa. L'amore è basato sull'apparenza, non dura mai a lungo. Devi essere sicura di te e accettarti. Sei comunque così bella. Per quanto riguarda la maledizione della pietrificazione, puoi indossare questi occhiali. Finché indosserai gli occhiali, nessuno potrà essere pietrificato. Cosa voglio in cambio? Che ne dici di un serpente? Voglio un animale domestico, un serpente. Di fronte alla scelta tra 3 gocce di veleno e una parte del suo corpo, Medusa fece la scelta meno dolorosa. Firmò il contratto con il dio dell'inferno. Mi dispiace, non credo in questi occhiali. Non è così. Voglio dire, per fare un paragone, credo che il suggerimento del signor Iris sia molto migliore. Oh, bambina, ripenserei alle mie parole. Immediatamente, il dio dell'inferno pronunciò le parole magiche e trasformò Medusa in una bellissima donna. Adabi budabi. Boom! Non dimenticare, prima del tramonto. Ercole, invece, era nel suo villaggio e si stava rilassando dopo gli allenamenti. Medusa invece si stava godendo il paesaggio e camminando incontrò Ercole. La bella donna cadde sbadatamente tra le braccia del bel ragazzo. Non si chiama forse amore a prima vista? Oh, ciao, io sono Med, Medusa. Sono nuova in questo villaggio. Ti dispiacerebbe dedicarmi un minuto per mostrarmi questo posto? Ehi, io sono Ercole. Oh, no, no, non mi dispiace. Come potrebbe farmi arrabbiare una bella signora come te? Andiamo, dai. Entrambi passarono l'intera giornata in giro e arrivava all'imbrunire. Ehi, Phil! Dove sei andato? Non ti hanno detto che ti stavo aspettando? Ehi, ma chi è questa bella ragazza? Andiamo, Phil. Eccomi, sono tornato. Lei, Medusa, è una nuova ragazza da queste parti. Che ne pensi? È adatta a me, eh? Questo è il mio maestro, nonché il mio migliore amico, che mi ha insegnato a combattere con i mostri e a trattare le persone. È un grande semidio. Ma chiamalo semplicemente Phil, a lui piace così. Stava arrivando il crepuscolo. La luce del sole si affievoliva. Medusa ripensò al contratto. Oh no, è ora. Devo andare. Ehi, Hercules, mi sento stanca e affamata. Potresti prendere qualcosa da mangiare per me? Come aveva intuito Ercole, sentiva che c'era qualcosa che non andava. Ehi, signora, non aspettate che torni? Oh, beh,
Mi sono improvvisamente ricordata che ho ancora una cosa urgente da fare. Devo andare subito. Questo è un po' sospetto. Phil seguì Medusa fino al limite della giungla. Non c'era più la luce del sole. Medusa tornò alla sua forma di mostro, cosa che stupì Phil, e calpestò la sua spilla. Medusa sentì il rumore e si voltò indietro. I suoi occhi guardarono Phil, che si trasformò in pietra. Oh no, non va bene. Cosa devo fare? Ercole tornò indietro, ma non vide nessuno in attesa della cena. Poi seguì le sue orme e trovò Phil pietrificato insieme alla sua spilla. Pensò che il mostro avesse rapito anche Medusa. Ercole si arrabbiò e così pensò di uccidere il mostro per vendicare Phil e Medusa. Quella notte, mentre Medusa era seduta sull'albero, apparve il dio degli inferi. È il momento del contratto, signorina. Ehi, signorina, sembra che quelle statue ti facciano pena. Ho un'idea. Potrei trovare un modo per eliminare la tua maledizione. È solo che... Solo cosa? Ho bisogno di un po' di veleno, il doppio di quello che mi avete dato, naturalmente solo per studiarlo. Vedi, se non mi credi, posso aggiungere un altro termine al nostro contratto. Con questa quantità di veleno potrai studiare una pozione in grado di pietrificare tutti gli dei di questo mondo. Meraviglioso. Fra 4 giorni tornerò qui per te. Il pomeriggio successivo, Medusa tornò a trovare il nostro eroe, Ercole. Si stava allenando diligentemente per distruggere il mostro pietrificatore. Medusa, ehi, sei salva. Incredibile. Guarda. I mostri pietrificatori erano là fuori. Hanno trasformato Phil in una statua di pietra. Ho trovato la sua spilla. Io ho creduto... Beh, ma per fortuna sei qui adesso. Sono così felice. Mi sto allenando tanto per combattere contro di loro. L'amore basato sull'apparenza non dura molto. Devi pensare a te stessa e accettarti. Ercole, sei pazzo. Perché non pensi che sia io quel mostro pietrificante? Oh? Ercole non credeva davvero alla confessione della bella ragazza che aveva di fronte. Ma non è possibile! Come può una ragazza bella come te essere un mostro? Oh, no! Tienilo lì e non voltarti indietro finché non te lo dico io. Per dimostrare la sua stessa affermazione, la giovane scelse di rivelare se stessa. Non può essere, questo non è possibile! Questa è la verità. Naturalmente mi avvicino a te senza alcuno scopo malvagio. È solo che non riesco più a trattenere i miei sentimenti. Purtroppo sono solamente un brutto mostro. Ercole, quello che è successo a Phil è stato solo un incidente. Tra 3 giorni vienimi a trovare dove Phil è rimasto pietrificato. Posso aiutarlo. Passarono 3 giorni che Medusa ricevette il miracolo da Ade. In quella notte, il dio degli inferi apparve a Medusa. Medusa, dove sei? Ehi, signorina, non credevo che un mostro come te potesse avere un lieto fine con un eroe come Ercole. Chi è? Lui è un eroe? E tu cosa sei? Sei un mostro, guardati. Capisci? Con tutte queste vittime che hai fatto, pensi che lui ti aiuterà? Ascoltami, usa il tuo superpotere per pietrificarlo, così non ci preoccuperemo più di lui in futuro. Tanto è solo un semidio. Ti basta guardarlo negli occhi e poi boom! Ta-dan! Non ci credo. Voglio verificarlo da sola. Non ti è permesso di essere lì. Medusa si accorse dell'arrivo di Ercole. Ercole, sono qui! Ercole si avvicinò senza dimenticare di alzare lo scudo per evitare di essere pietrificato. Ehi, Medusa, voglio solamente dirti che sembrava che Ercole stesse per estrarre la sua spada, ma Ade lanciò una fiamma su di lui. Il riflesso fece girare Ercole per vedere cosa fosse successo e così incrociò lo sguardo di Medusa molto intensamente. Bellissimi occhi! Nelle mani pietrificate di Ercole c'era un mazzo di fiori. Ercole non voleva ucciderla. Era venuto in buona fede. Perché l'hai fatto?
Ercole non voleva dire nulla contro di me. Ah, andiamo. Attenta a come ti comporti, o non ti darò più la pozione sciogli maledizione. Tu sei un dio. Sì, sono un dio. Cosa vuoi fare adesso? Pietrificarmi? Fallo. Ade, è meglio che tu obbedisca al contratto. Non vorrei davvero infrangerlo. Gli dèi non possono infrangere le promesse. Facciamolo sotto la mia testimonianza. Ad Ade piaceva molto l'espressione di Medusa. Leggeva nei suoi occhi molta tristezza. Naturalmente, di fronte al dio dell'amore e della bellezza, doveva obbedire al contratto. Va bene, va bene. Ascolta, Medusa. Secondo il contratto, questa è l'unica cosa al mondo che può togliere la tua maledizione. Hai una sola e unica possibilità. Improvvisamente Medusa afferrò lo scudo di Ercole e gli lanciò l'acqua miracolosa ed Ercole tornò normale. Se quest'acqua è riuscita a togliere la maledizione, allora potrebbe toglierla anche a coloro che ha pietrificato. Assistendo a quanto accaduto, la dea della bellezza e dell'amore Afrodite era d'accordo al comportamento di Medusa. Il dio degli inferi Ade si infuriò. Medusa, d'ora in poi il nostro contratto non è più valido. Non chiedermi nulla che possa farti tornare umana. Allora il dio Afrodite spiegò tutto ad Ercole. Dall'inizio fino al momento in cui Medusa sacrificò la sua possibilità di tornare umana e salvarlo. Allora, che ne sarà di Phil? E degli altri invece? Se quell'acqua miracolosa può essere di aiuto a Medusa, allora perché non provare a farla cadere su di loro? Medusa seguì il consiglio di Afrodite. Lasciò cadere una goccia di veleno sulla statua di Phil. Sorprendentemente, Phil tornò alla normalità. Sembra che il veleno puro possa avere degli effetti indesiderati. Un mortale non potrebbe sopportarlo. Ho dato degli indizi. È meglio che cerchiate di trovare la risposta finale. Come ho già detto, non siete poi così male. Ma mi hai impressionata con i tuoi sacrifici per amore. Sei stata in grado di salvare te stessa e le persone che ti circondano. Chi potrebbe fare una cosa del genere? Accettalo, consideralo come una mia benedizione. Vi auguro il meglio, Ercole e Medusa. Grazie. Da allora, grazie ai suoi occhiali, Medusa non pietrificò più nessuno. Ercole e Medusa studiarono insieme e misero a punto una ricetta che potesse aiutare a riportare in vita le persone pietrificate. Medusa visse poi felicemente il suo amore con Ercole. Sono un mostro. E allora? Anche i mostri hanno il diritto di amare e di essere felici.